è stato appuntamento settimanale di approfondimento giornalistico della Siberitide, siamo a Corigliano nel cuore del centro storico, abbiamo seguito i lavori del consiglio comunale di Corigliano che trattava la revoca della delibera di impulso che per l'appunto ha prodotto l'iter referendario programmato per il 22 ottobre un appuntamento che tra l'altro è posto seriamente in discussione se non altro perché c'è diciamo, un ricorso pendente presso il Tar vi sarà la pronuncia il 21 di agosto prossimo. Abbiamo seguito quindi il dibattito, abbiamo sentito il sindaco di Corigliano, abbiamo avuto modo anche di ascoltare il parlamentare regionale Giuseppe Graziano che non è stato sentito in questo Consiglio Comunale, un cortocircuito istituzionale su cui ci siamo pure soffermati, l'ex parlamentare Giovanni Lima, abbiamo sentito anche il coordinatore delle 100 associazioni, l'avvocato... Amerigo Minnicelli, un consiglio comunale convulso, aspro, più volte interrotto, è venuta meno la maggioranza, il sindaco aveva minacciato le, le dimissioni. Insomma, tanta carne a cuocere per un tema che ci riconduce al famoso processo di fusione dei comuni di Corigliano e di Rossano, posto al momento anche in discussione. Ascoltiamo il servizio. che va impulso busso ben carità. Grazie. E... No, io ho detto, chiaramente noi abbiamo visto il tempo. Noi abbiamo detto che intanto è riquisto il del 30%. Poi abbiamo messo anche il... però è chiaro che qui si pone anche il problema del, della chimica di Gogliano eh, è, è un discorso che va eh, avanti e dietro già da un sacco di tempo l'ospedale lo sanno, l'ospedale lo di Gogliano Ora si rimanda tutto a settembre, si avvia anche un discorso di concertazione, di verifica e di accertamento contabile finanziario tra i due enti, l'introduzione del quorum al 30%, questo studio di fattibilità. Intanto le chiedo se c'è tempo da qui a settembre, se è una proposta fattibile o se è un pretesto per non dimettersi. Io credo che sia riaffritta, il sindaco ha preso atto che non poteva revocare la delibera a sua volta da lui proposte, da lui votate, da lui sostenute e quindi ora ha trovato il modo, diciamo in politichese, un po' da teatro della politica di uscirsene e quindi approva questo documenti in cui dal Consiglio regionale fino al 7, io dico, il Consiglio regionale si riunisce nelle modalità e nelle forme più opportune come il Consiglio comunale di Corliano si riunisce nelle forme e nelle modalità più opportune, mi pare aria fritta questa, la verità è che la revoca non è stata fatta perché Geraci e i suoi non avevano i numeri per approvarla. Questa sì. è la realtà delle cose, le altre sono chiacchiere. Per avviare invece a un discorso, poiché si tratta di un evento straordinario, dai toni distensivi tra le parti, che cosa è necessario fare? Ma io pensavo di fare questo oggi, di essere ascoltato, di spiegare bene la normativa, di fugare tutti i dubbi legittimi che chi è del no o chi è chi per il no e chi è per il sì possa avere. Quindi bisogna parlare con la gente, era bello farlo anche nell'assise comunale, lo faremo per strada, lo faremo nelle piazze, lo faremo andando casa per casa. Io credo che da qui ad un mese i comuni sindaci dei comuni di Corliane e di Rossano dovranno indire i comizi elettorali, quindi hanno l'obbligo per legge di farlo, le chiacchiere stanno a zero, la gente deve essere informata il più possibile sui vantaggi che possa avere questa fusione o eventuali svantaggi che questa fusione possa avere. Questo bisogna fare, dobbiamo essere chiari con i cittadini, lasciamo perdere tutto, tutto questo ambaradan che si è fatto oggi, veramente una giornata persa in cui i cittadini perdono fiducia nella politica perché oggi si è fatto tutto tranne che fare chiarezza sulla fusione, questo mi dispiace, si poteva impiegare meglio la giornata magari facendo un dibattito in piazza a varie voci di chi era contrario, di chi era a favore e facciamo capire, magari iniziamo a capir, far capire ai cittadini quali erano le nostre ragioni, quali potevano essere invece le ragioni sbagliate, le ragioni giuste, ecco forse si poteva impiegare meglio questa giornata, io sono venuto... Eh, come dire, ho voluto essere molto educato nei confronti dell'assemblea eh, cittadina di Corleano perché credo che fosse mio dovere farlo, anche se molti ieri sera mi avevano sconsigliato di venire, dice, visto che non vogliono che lei intervenga in consiglio, è meglio che non vada, però io credo che abbia fatto sia stato giusto che sia venuto dal cittadino, abbia ascoltato insieme agli altri cosa hanno detto i consiglieri, in ogni caso è stato anche da parte mia costruttivo ascoltare le varie idee, però sinceramente dovremmo impiegare questo tempo in modo migliore. Non passa la revoca, non passa la delibera sì. di revoca. Il sindaco avrebbe dovuto dimettersi, secondo lei, o fatto bene a posticipare a rimandare a settembre per trovare una linea mediana e riaprire un discorso di confronto, di accertamento tra le due amministrazioni, studio di fattibilità, quorum 30% e quant'altro? Ha fatto bene. Ha fatto bene avrebbe uh, prodotto uh, uh, un dato politico devastante. Avrebbe messo a sede, non dimettersi. Ha fatto il bene a ritirare l'ipotesi della revoca, nel senso che eh, revocare una delibera prodotta in senso positivo un anno e mezzo fa sarebbe stata una cosa molto ma molto. Lui era entrato in Consiglio per queste ragioni. È vero il Consiglio ha trovato una parte considerevole della sua stessa maggioranza non disponibile ad assecondarlo ha fatto venire fuori la maturità, me. la maturità perché glista su questa cosa? No, non è una questione di dimissione certo che dopo, poi se dovesse se fosse andato al voto e avesse spaccato la maggioranza è chiaro che la conseguenza, l'ha detto anche lui la conseguenza di tale atto sarebbero state le dimissioni ma è maturato io prendo come fatto positivo, estremamente positivo questa riapertura, rilanciata una discussione ampia anche su cose che hanno un senso che hanno un valore che hanno se volete anche un principio in conclusione purtroppo i tempi sono quel che sono alla luce della sua esperienza diciamo come, come finirà questo percorso io mi auguro in modo positivo perché con quello di oggi forse noi abbiamo raggiunto il culmine massimo della crisi della vicenda mettiamola così da oggi in poi dobbiamo tutti sforzarci a fare un percorso tendente a raggiungere questo obiettivo, che sembra ritorni per alcuni, sembra ritorni su tutti i fronti, su tutti i fronti, sui fronti di chi sono per la fusione magari esagerano, ma anche coloro che sono contro la fusione. C'è un, uno strumento, Renzi eh, a dicembre scorso è stato sconfitto sulla sua proposta di riforma costituzionale, ne ha tratto e, diciamo, le conseguenze, ad, ad ottobre avremo il referendum e avremo un risultato. C'è un ricorso al TAR, però, ritiene che si farà questo referendum oppure? Io credo che si farà, non sono un giurista, non mi occupo di questo. Eh, devo dire, a, come dire con, con esperienze e con la conoscenza di tante vicende di questa natura che il ricorso non ha come dire, gambe robuste. Rivoluzione del quorum al 30%, eh, verifica dei bilanci dei due comuni, eh, studio di fattibilità, eh, c'è il tempo di fare tutto questo da qui al 7-8 settembre oppure era una escamotage oggi per prendere tempo e rimandare eventualmente il dibattito ad data? Allora, Le richieste che sono state fatte, la proposta del sindaco di per sé è legittima, nel senso che ehm, il quorum è il 30%, lo studio di fattibilità, il problema è che c'è una parte della maggioranza e anche secondo me una parte del comitato o dei comitati eh, che sostengono il sì per la fusione che hanno utilizzato queste scamotagi per prendere soltanto tempo. Diciamoci la verità, non si farà niente. Il quorum del 30% in Consiglio regionale, non in Consiglio provinciale. Quindi verranno, andranno a votare questa proposta del quorum. Eh, dei consiglieri regionali, degli onorevoli che non sono interessati su questo territorio e magari avranno l'interesse opposto eh, nei loro territori eh, rispetto appunto al ritorno del quorum del 30% quindi magari legittimamente eh, questi eh, diciamo, onorevoli avranno un interesse politico opposto alla reintroduzione del quorum un'altra cosa sui fattibilità lo studio di attività, tantissimo contestato anche dalla maggioranza del Consiglio Comunale quando si è approvato l'atto impulso della fusione, oggi torna in auge. Torna in auge però oggi abbiamo i soldi e soprattutto il tempo per fare lo studio di fattibilità cioè due anni fa non c'erano il, il, te, il tempo e i soldi per fare lo studio di fattibilità, oggi magicamente in 20 giorni, 15 giorni eh, diciamo, eh, abbiamo trovato il tempo e i soldi, tra l'altro il consigliere Bruno ha espresso la stessa perplessità dice non posso prendermi impegni che non posso mantenere giustamente, perché in 20 giorni tra Ferragosto, eh, tra le vacanze estive, eh, tra diciamo, mille problemi che il consiglio regionale avrà che le due amministrazioni avranno nella gestione dell'idrico, nella gestione della depurazione, nella gestione della fognatura, nella gestione dei rifiuti. Secondo me è impensabile che si dia la priorità allo studio di fattibilità. Cosa si sarebbe dovuto fare, secondo me? Oggi l'iterato d'impulso dobbiamo costringere la politica a sedersi al tavolo, cioè io lo dico sinceramente, l'amministrazione dello Stato non ha interesse a sedersi al tavolo, perché per come sono i giochi è normale che non si ha un interesse ad esprimere dei contenuti, è normale che non si ha un interesse eh, ad riempire questo contenitore che è bellissimo esternamente, ma è che è vuoto all'interno. Io personalmente lo dico sinceramente, all'inizio ero diciamo eh, pro fusione fatta bene, oggi invece eh, sono proprio contrario alla fusione, ma non alla fusione con Rossano, sono contrario alla fusione con Cassano, vogliamo unire questo territorio, c'è l'area vasta. In passato qualcuno propose l'area vasta e non venne presa in considerazione. Non costa niente, non dobbiamo fare un referendum per fare l'area vasta, quindi non costa niente. Non dobbiamo fare studi di fattibilità per fare l'area vasta e cominciamo dai contenuti, a differenza della fusione, l'area vasta, parte dai contenuti, parte dalla programmazione, parte da degli obiettivi eh, diciamo, amministrativi nel lungo termine. Allora, in questo Consiglio Comunale, più volte il Sindaco ha richiamato in tutti i sensi, devo dire, no? il Comitato delle Centro Associazioni, con fare critico, linguaggio forte, eh, si eleva il clima di tensione e quant'altro. Alla luce di questo Consiglio Comunale, delle dichiarazioni del Sindaco, ritiene che la linea di condotta debba proseguire così oppure si debba un po', un po' come dire, tenere in considerazione il clima di tensione e quindi abbassare i toni. Qualcosa bisogna rivederlo perché non si può dire bene quando ci sono dei fatti traumatici, quando la gente è divisa, quando la gente grida da una parte e dall'altra, non è bene, non è bene. Che questa vicenda sia finita bene perché il sindaco avrà eh, constatato di non avere i numeri per fare quello che voleva fare e poi se la piglia con, la, con le 100 associazioni ricorda al sindaco che lui al suo protocollo, non al mio ha 70 firme di presidenti di associazioni asseverate, 70 depositate il 20 gennaio 2014, quando ha un po' di tempo se le va a leggere, perché mi pare che legga poco è un po' smemorato eh, non voglio dire qualcosa, qualcosa di peggio Quindi... da qui a settembre cosa può accadere? secondo me? ci sono i tempi per studio di fattibilità Intanto tiriamo un respiro di sollievo istituzionale, perché noi oggi, che ne se ne dica come associazioni, facciamo parte di un gruppo istituzionale, i due comuni, le associazioni e la Regione Calabria. Tiriamo un respiro di sollievo. Questa levata di testa di fare un atto di revoca che non aveva né capo né coda ha avuto l'esito e l'epilogo che meritava. Adesso però è il momento. Grazie anche a questa riunione di consiglio comunale, di andare a vedere le cose che non vanno perché non è che chi è sordo è solo il comune di Corigliano, anche il comune di Rossano okay. è altrettanto se non ugualmente sordo. In che senso? In che non, fa nulla, non fa nulla per portare avanti questo progetto perché non è che il progetto di fusione. Come si sarebbe aspettato dall'amministrazione di Rossano? Una grande, gliel'ho detto anche ai responsabili, una grande campagna di informazione approfittando dell'estate sia a Corigliano che chiaro sano, non lo possiamo fare noi come associazione, non abbiamo i mezzi, non abbiamo la forza, non abbiamo gli strumenti. Eh, non è possibile che si possano caricare le associazioni di fare questa cosa. Noi, noi lo facciamo al nostro interno, del resto lo abbiamo dimostrato stamattina che la gente quando, la mo quando si mobilita per una cosa giusta si trova e si ritrova. E ci siamo ritrovati tutti qui a difendere un principio, quello di voler votare. Il 22 ottobre dobbiamo votare, poi se la gente vota no. C'è un ricorso al terno, è no, a me non mi hanno mai preoccupato i ricorsi al TAR, sono, sono magistrati che valutano gli atti, la legittimità degli atti. Quel ricorso a me sembra che non possa, non possa sortire una sospensiva, poi tutto può succedere, siamo sotto questa, questo cielo. Il problema del quorum non è un problema di Rossano e di Corigliano, è un problema di tutta Italia. Non è che la regione mette e toglie il quorum a secondo di quello che gli piace. Può farlo, ma non lo potrà fare guardando a Corigliano-Rossano, lo dovrà fare guardando all'insieme dei paesi che chiedono le fusioni. È stato tolto il quorum non per fare un piacere a Rossano o a Corigliano, è stato tolto perché il governo ha dato disposizione alle regioni perché lo togliessero. Alcune regioni hanno acconsentito, altre no. Per quanto riguarda invece i due, sì il fatto che ci debbano essere i, i vittoriosi sia a Corigliano come a Rossano l'abbiamo sempre detto in tutte le sedi in tutti, ed è nella legge, la legge, nella legge finalmente poi eh, eh, Giuseppe l'onorevole Graziano non ne ha potuto più e ha pubblicato proprio l'articolato dove si dice che nei due comuni deve vincere sì ma vi pare che, che in, in un comune di 40.000 abitanti si possa fare una fusione se la maggioranza dei cittadini dice di no ma, ma almeno anche di quelli che sono a votare ma non è pensabile Di solito un sindaco senza maggioranza che atti conseguenziali partorisce? Ma diciamo che intanto il problema della fusione è un problema trasversale, quindi ci sono opinioni diverse è chiaro che finiva in questo. Un problema quindi che non richiede un atto di dimissione. Ma il punto è questo, è chiaro che se fossimo andati alla votazione io non, non so come sarebbe finita, insomma. Quindi un atto di revoca. Sarebbe stato comunque abbastanza pesante, insomma, diciamo la verità. E valgono comunque le premesse del mio intervento, ecco, del mio primo intervento e dopo quelle premesse e naturalmente la conseguenza doveva essere per forza un, un atto di revoca. Noi dal, sin dal gennaio del 2017 e poi successivamente marzo 2017 abbiamo invitato l'amministrazione Comunale di Rossano a, a incontrarci, noi avevamo già una, una nostra delegazione pronta. Che avrebbe dovuto incontrare la eh, omologa della delegazione di Rossano. Eh, questo non è stato fatto. Ma a me è quello che è, ha dato fastidio poi, e non, eh, che è la politica è passata in secondo piano, o meglio ancora la politica non c'è stata fatta, tutto è stato nelle mani di un eh, comitato di cento associazioni eh, che a volte ha usato anche nei miei confronti, solo perché io avevo preso eh, una, una determinata posizione. E sono stato fatto oggetto appunto di, di attacchi anche velenosi. Quindi questo mi ha dato molto, ma molto fastidio. Bisogna rispettare ovviamente le, le idee e le proposte anche che vengono da, da altri. Quindi, non, quindi se i, i partner sono due, Rossano e Gordiano, Rossano e Gordano eh, ha detto la sua, eh, mentre dopo successivamente al. All'atto di impulso del, gennaio, del febbraio del 2016 chiaramente sono cambiate tante cose, ma sono cambiate le norme. E noi abbiamo votato una, un atto di impulso in un modo e poi ci troviamo eh, diciamo, con altre regole. E, e questa è una prima cosa. E poi effettivamente eh, la mancanza di un, di un... Ma io non dico nemmeno uno studio di fattibilità che richiede tempi lunghi è stato anche detto, per carità, eh, tempi lunghi, ma almeno un approccio al, al problema della fusione, eh, un po' ho detto anche un protocollo di intesa, vediamo un po' come sarà delineata questo quest accordo, questa unione, questa fusione tra due, tra due comuni. Noi ci troveremo dopo il referendum, se il referendum darà eh, un voto favorevole al, al sì, e ci troveremo con un commissario, eh, che dovrà seguire eh, la fusione e, beh, chiaramente questo sarà un commissario eh, ma qualsiasi commissario che viene da fuori chiaramente non conosce la realtà delle due, eh, dei due territori eh, sarà affiancato da chi? dai due sindaci ma io ho detto anche e se un sindaco si dimette per un motivo qualsiasi eh, chi affiancherà il commissario? e allora io ho visto da parte di, di questo comitato di 100 associazioni come una ingerenza nella politica cioè la politica non c'è o la politica non si interessa, chiaramente, allora facciamo noi. Questo è un fatto molto, molto pericoloso. Non lo dico da oggi, lo dico da sempre. Tant'è che io, eh, già molto tempo fa, dissi a Mascalo: attenzione, o oh, la palla la giochiamo noi. Oppure sono altri a giocarla? Per Hai fatto questa proposta che poi è passata diciamo, in Consiglio Perché Comunale: la reintroduzione del 30%, la comparazione dei bilanci, studio di fattibilità. Le si conteste però i tempi? Le si conteste, I ce tempi, la facciamo entro settembre? I tempi certamente sono stretti. Io già oggi chiamerò eh, il collega Mascaro Di Rossano e gli comunicherò un po' la cosa. Regionale, al Presidente della Regione eh, dell Oliverio e a tutti i capi gruppo regionali. Storicamente le si affibbia un no su questo discorso: di fusione, eh, voci, indiscrezioni e così via. Andando a guardare un po' la storia del Geraci, che nasce come sindaco nel 1993, ma ancora prima come uomo di opposizione, pare che su questo discorso, colui non lo sanno, lei non abbia mai come dire, prodotto una grande attenzione e che oggi invece per un qualcosa che attiene un po' a, ad un credo non credo sia stato un po' trascinato a dire un ni diciamo su questo termine la verità qual è secondo me la verità è questa ecco lo dico ma eh, già dal, dalle righe del mio intervento eh, è venuto fuori insomma ripeto non abbiamo parlato con l'amministrazione di Rosario cioè io adesso non voglio dare colpe io dico beh eh, le carte parlano eh, noi abbiamo chiesto più volte incontri, questi incontri con la politica di Rossano eh, non, non ci sono stati questi incontri, eh, ma non voglio dare adesso io colpa a Mascaro, persona per bene, per carità, insomma non, ottimo sindaco e con tanti problemi pure che a Rossano eh, a me quello che, eh, che ha dato un po' di fastidio è che appunto sulla politica sia passato diciamo, un altro discorso. Quindi sembra ecco queste 100 associazioni, almeno non ce l'ho con le 100 associazioni tu ci sei, io ti seguo su Whatsapp, quindi vedo tutte le cose che si dicono, ecco, quindi non, tante cose fuori luogo, io stamattina anzi sono stato un po' blando, però sare, avrei, avrei dovuto dire benissimo altre cose, insomma. E questo che ha dato fastidio, cioè la mancanza della politica, quindi della politica amministrativa, le due amministrazioni avevano parlato e la palla è passata ad altri. Allora uno può dire, va bene, ma che interessi ci sono? Ci sono interessi in queste cento associazioni? Perché io ho visto una pressione forte. Il problema è stato questo: insomma, che non abbiamo parlato. Vediamo un po' se possiamo recuperare il tempo perduto. Avete ascoltato i protagonisti di questo Consiglio comunale difficile, complesso, articolato, vi è stata una mol molta partecipazione anche di pubblico proveniente anche dalla vicina Rossano, tanti sì, tanti no, contrasti, contrapposizioni, eh, conflitti. Alla fine... Eh, non è passato l'atto di revoca di impulso, eh, si è dato vita invece ad un altro provvedimento eh, saranno coinvolti i vertici eh, del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale eh, della Calabria Mario Rivero il Sindaco di Rossano, il Presidente del Consiglio comunale eh, di Rossano, Rossellina eh, Madea, costoro sarà per l'appunto notificato questo atto che prevede per l'appunto di eh, verificare lo stato contabile dei due comuni, di introdurre, di reintrodurre il quorum del 30%, lo studio di fattibilità, una comparazione eh, della situazione economico-finanziaria dei due comuni, tutto questo entro settembre. I termini oddio, non sono diciamo, eh, molto lunghi, però eh, si auspica che tutto questo si possa concludere in brevi termini. È tutto per questo appuntamento di Talking Estate, grazie per l'ascolto, alla prossima.